Sempre un caro saluto, affettuoso saluto ai telespettatori di Misericordia Televisione. Ormai vi sento a casa vostra quando vi parlo. Ho scelto un argomento particolare che da alcune trasmissioni stiamo portando avanti. Sono delle riflessioni che ci offre questo libro che è stato famosissimo sei secoli fa. La imitazione di Cristo. Imitazione vuol dire fare quello che ha fatto Cristo, pensare come ha pensato Gesù, parlare come ha parlato Gesù, agire, fare come ha fatto, come ha agito Gesù. Questo è il discepolato, cioè mettersi alla sequela, al seguito di Cristo. Ebbene, questo monaco tedesco, forse dicono gli esperti: Tommaso da Kempis, vissuto tra i mille 376-1400 errotti, per rendere un servizio ai monaci, ai frati, per aiutarli a vivere in pienezza la vita monastica, ha scritto questo libro invitandoli a meditare, a riflettere, eventualmente a fare un esame di coscienza e a cambiare vita. Quindi fondamentalmente è stato scritto per i monaci, per i frati e le monache, però contenendo i Suggerimenti e gli inviti di Cristo valgono per ognuno di noi. Dicevo, è passato per tre secoli, tre secoli e mezzo, un po' nel dimenticatoio perché una visione pessimistica, rigida, dura della vita che probabilmente non coincide con la vita anche gioiosa che ha vissuto Cristo. Cristo ha sorriso, Cristo ha mangiato, ha bevuto, Cristo ha avuto delle amicizie, Cristo Ah, qualche volta che è saltata pure la valvola, Cristo ha pianto anche sulla tomba dell'amico Lazzaro quando è morto e quindi tutto quello che Cristo ha fatto a detto eh, deve essere imitato per noi. E non solo quella visione rigida che Cristo a volte ha avuto con i nemici, con i farisei e con gli scribi, è questo libro mi pare che accentua gli aspetti un po negativi. Ci lasciamo guidare, questo capitolo 23 tratta sulla morte, la meditazione sulla morte. La meditazione della morte. Ben presto la morte sarà qui, presso di te. Considera del resto la tua condizione. L'uomo oggi c'è e domani è scomparso. E quando è sottratto alla vista rapidamente esce anche dalla memoria. Quanto grandi sono la stoltezza e la durezza di cuore dell'uomo. Egli pensa soltanto alle cose di oggi e non piuttosto alle cose future. In ogni azione, in ogni pensiero dovresti comportarti come se tu dovessi morire Oggi stesso che se avrai retta la coscienza non avrai molta paura di morire sarebbe meglio star lontano dal peccato che sfuggire alla morte se oggi non sei preparato a morire come lo sarai domani il domani è una cosa non sicura che ne sai tu se avrai un domani a che giova vivere a lungo se correggiamo così poco noi stessi Purtroppo non sempre una lunga vita corregge i difetti, anzi spesso accresce maggiormente le colpe. Magari potessimo passare santamente anche una sola giornata in questo mondo. Molti fanno il conto degli anni trascorsi dalla loro conversione a Dio, ma scarso è sovente il frutto della loro emendazione. Certamente morire è cosa che mette paura. Ma forse è più pericoloso vivere a lungo. Beato colui che ha sempre dinanzi agli occhi l'ora della sua morte ed è pronto ogni giorno a morire. Se qualche volta hai visto uno morire, pensa che anche tu dovrai passare per la stessa strada. La mattina fa conto di non arrivare alla sera e quando poi si farà sera, non osare sperare nel domani. Sii sì, dunque sempre pronto, e vivi in tal modo che in qualunque momento la morte non ti trovi impreparato. Sono molti coloro che muoiono in un istante, all'improvviso, giacché il figlio dell'uomo verrà nell'ora in cui non si pensa che possa venire. Quando sarà giunto quel momento estremo, comincerai a giudicare ben diversamente tutta la tua vita passata e molto ti dorrai di essere stato tanto negligente e tanto fiacco. Quanto è saggio e prudente l'uomo che durante la vita si sforza di essere quale desidera essere trovato al momento della morte. Ora una piena fiducia di morire santamente la daranno il completo disprezzo del mondo l'ardente desiderio di progredire nelle virtù, l'amore del sacrificio, il fervore nella penitenza, la rinuncia a se stesso e il saper sopportare ogni avversità per amore di Cristo. Mentre sei in buona salute molto puoi lavorare nel bene. Non so invece che cosa potrai fare quando sarai ammalato, già che sono pochi quelli che per il fatto di essere malati diventano più buoni così come sono pochi quelli che per il fatto di andare frequentemente in pellegrinaggio diventano più santi. Non credere di poter rimandare a un tempo futuro la tua salvezza facendo affidamento sui suffragi degli amici e dei parenti. Tutti costoro ti dimenticheranno più presto di quanto tu non creda. Perciò più che sperare nell'aiuto di altri, è bene provvedere ora, finché sia in tempo. Mettendo avanti un po' di bene. Che se non ti prendi cura di te stesso ora, chi poi si prenderà cura di te? Questo è il tempo veramente prezioso. Sono questi i giorni della salvezza, e questo il tempo che il Signore gradisce. Purtroppo, invece, questo tempo tu non lo spendi utilmente in cose meritorie per la vita eterna. Verrà il momento nel quale chiederai almeno un giorno o un'ora per emendarti, e non so se lo otterrai. Ecco dunque, mio caro, di quale pericolo ti potrai liberare, a quale pericolo ti potrai sottrarre se sarai stato sempre nel timore di Dio, in vista della morte. Procura di vivere ora in modo tale che nell'ora della morte tu possa avere letizia anziché paura. Impara ora a morire al mondo, affinché tu cominci allora a vivere con Cristo. Impara ora a disprezzare ogni cosa, affinché tu possa allora andare liberamente a Cristo. Mortifica ora il tuo corpo con la penitenza, affinché tu possa allora essere pieno di fiducia. Stolto, perché vai pensando di vivere a lungo, mentre non sei sicuro di avere, Neppure una giornata. Quante persone sono state ingannate, inaspettatamente tolte a questa vita. Quante volte hai sentito dire che uno è morto di ferite e un altro è annegato, che uno cadendo dall'alto si è rotto la testa, che uno si è soffocato mentre mangiava e un altro è morto mentre stava giocando. Chi muore per fuoco? Chi per spada? Chi per una pestilenza? chi per un assalto dei predoni. Insomma, comune destino è la morte. E passa rapidamente come un'ombra la vita umana. Chi si ricorderà di te dopo che sarai scomparso? E chi pregherà per te? Fai, o oh mio caro, fai ora tutto quello che sei in grado di fare, perché non conosci il giorno della tua morte, né sai che cosa sarà di te dopo. Accumula ora ricchezze eterne mentre sei in tempo. Non pensare a nient'altro che alla tua salvezza. Preoccupati soltanto delle cose di Dio. Fatti ora degli amici, venerando i santi di Dio e imitando le loro azioni, affinché ti ricevano nei luoghi eterni quando avrai lasciato questa vita. Mantienti su questa terra come uno che è di passaggio come un ospite che non ha a che fare con le faccende di questo mondo mantieni libero il tuo cuore e rivolto al cielo perché non hai stabile dimora quaggiù. al cielo rivolgi continue preghiere e sospiri e lacrime affinché dopo la morte la tua anima sia degna di passare felicemente al Signore capitolo 23 se dicevo tratta della meditazione sulla morte chi parla più della morte oggi quando muore qualcuno se parla un po di lui c'era cioè una brava persona e poi non se ne parla più si tende di esorcizzare la morte e si tocca ferro quando si parla della morte perché questo io ho avuto una presunzione una volta di predicare gli esercizi spirituali a Colle Valenza a cento preti di tutta l'Italia, ho avuto la, la presunzione, 25-26 anni fa, 1994, di parlare ai preti delle realtà ultime della vita. Dice: ma Tu come, come, ti, come ti presenti? A parlare hanno i preti dei novissimi, cioè delle realtà ultime della vita, quali sono? La morte, il giudizio di Dio dopo la morte. Quello che ci aspetta dopo la morte, che l'inferno Dio ce ne scambi, la lontananza da Dio, il bene male peggiore o la vita con Dio e il paradiso. E a chi in una settimana io ho avuto il coraggio, la faccia tosta di parlare ai preti dei nuovissimi. Se parla poco o nulla allora della morte. Perché la morte ci chiediamo? Eh beh, ci dicevano al catechismo la morte è una conseguenza del peccato originale perché se non ci fosse stato il peccato originale non ci sarebbe stata la morte ma vi rendete conto dopo quanto milioni di anni sarebbero sulla terra ancora Adam e Eve se non ci fosse stata la morte conseguenza del peccato originale allora cerchiamo di dire le cose come stanno no? il peccato originale ha dato alla morte un aspetto doloroso e drammatico io così la vedo da, 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 da sedicente teologo dico che la morte è una conseguenza sia del peccato originale ma come dolore come dramma, come sofferenza diversamente la nostra morte sarebbe stata come quella della Madonna che si è addormentata sulla terra e si è svegliata in paradiso quindi è legata alla natura umana di la morte, di essere limitati di essere finiti e non infiniti come Dio sempre stato e sempre sarà Dio, noi no, non c'eravamo, ci siamo, non ci saremo più, o meglio, ci saremo in maniera diversa. Il bello dell'uomo, dice sempre quella filosofia della persona e personalismo: che tra le cose belle che l'uomo ha, ha la capacità di stabilire un rapporto anche con la propria morte. Ci pensate un po', quanto è bello questo? Fa paura la morte, è eh, certo che fa paura. Perché c'è un distacco drammatico, doloroso da questo mondo, dai familiari, però per un credente, per chi sa che Cristo è risorto e che con la sua morte ha sconfitto la morte, è risorgendo, dice il prefazio della Messa dei Morti, è risorgendo ha ridato a noi la vita, per un credente che vive bene, che vive senza peccato, che si sforza almeno di vivere senza peccato e di ottenere il perdono da Dio, la morte prende una piega diversa. Dice un proverbio popolare: Non fare del male e non avrai paura. Ed è proprio così, no? Certamente il dolore del distacco, lo ripeto, non lo toglie la fede, ci rimane. Si dovrebbe vivere come se fosse l'ultimo giorno della vita. Io ricordo ancora questa persona che in un'altra trasmissione, questa valida collaboratrice. Tornava per essere presente alla messa di funerale quando un incidente con la moda l'ha sballottato, tanti metri e eh, pochi giorni dopo è morto, non avrebbe mai pensato no? che tornando doveva partecipare ad una messa. Quindi si dovrebbe vivere come se ogni giorno fosse l'ultimo della vita. Si racconta dei santi, San Luigi Gonzalez, San San Salvatore avrebbero chiesto a San Luigi durante la ricreazione: se tu sapessi che adesso dovresti morire, che faresti? quando ecco, a fare la ricreazione. Sono preparato alla morte, sono pronta alla morte. Ecco. Quindi il pensiero della morte, carissimi fratelli e sorelle che mi seguite, dovrebbe aiutarci a vivere senza peccati. Dice il Catechismo: ricorda le cose ultime della vita e non peccherai. Quei nuovissimi a quali io ho fatto una settimana di esercizi spirituali accendo preti. la morte, il giudizio, l'inferno e parad il paradiso. Ricorda le realtà ultime e non pecchai. Ecco Gesù. Il Figlio dell'uomo, ci dice lui, verrà nel momento in cui non ce l'aspettiamo. Quante morti improvvise, ictus, infarti, incidenti stradali, tutti morti improvvisi. È beato colui che ha sempre davanti a sé l'ora della morte. E che a morire si prepara, si dispone ogni giorno. Purtroppo questo attaccamento alla vita. Pensiamo ai malavitosi, ai mafiosi, a quelli che ammazzano per 50 euro, non se pensassero alla morte, quante cose più belle, migliori ci sarebbero nella vita. E allora dobbiamo vivere angosciati per la morte? No, non essendo eterni, la vita è logico, che la, è una preparazione continua alla morte. E questo dice la Sacra Scrittura, questo la vita è il momento favorevole per prepararsi alla morte. E dice ancora l'autore dell'imitazione di Cristo in questo capitolo, o oh mio carissimo, fa ora tutto il bene che puoi fare, perché non sai quando morirai, non sai neppure quello che ti aspetta dopo la morte. Siamo viandanti, siamo pellegrini sulla terra, siamo passeggeri, Bisogna vivere allora come ospiti, col cuore rivolto a Dio. Perché San Pietro dice: non abbiamo sulla terra una dimora stabile, una dimora definitiva. Ecco allora concludo questa riflessione: che la morte invece di spaventarci è necessaria. Sì, è necessaria per chiarirci e non illudere noi stessi che siamo eterni, che possiamo fare quello che ci pare e piace. Ed è utile per non sprecare, sciupare il tempo, che è dono di Dio dato a ciascuno di noi, per il nostro bene, per fruttificare per la vita eterna.